Nei videogiochi siamo sempre stati abituati ad impersonare personaggi forti, carismatici, in grado di superare ogni difficoltà con molto ma molto culo. Però nel corso di ogni avventura ci è sempre apparso davanti un personaggio in grado non solo di farci pietà, ma di risultare completamente ridicolo. Quindi eccoci qui con la top 5 dei personaggi più deboli nei videogiochi. Terminare Samus Quest non è di certo una passeggiata. E non credo che molti si siano voluti così tanto male da volerlo finire. Però, se raggiungerete il finale, riuscirete a godervi una delle boss fight più epiche di sempre. Oh, magnifico, ma bellissimo. Seriamente? Tutto qui? Che scena patetica, sembra un ragazzetto che lancia della roba ad un vecchio. Aspetta, adesso che... Adesso ce la fa... No, tra l'altro, il suo castello, che dovrebbe essere il livello finale del gioco, è completamente vuoto. Non c'è un avversario. È come se gli sviluppatori avessero detto: ok, John, fanculo. Lascia tutto così, tanto nessuno arriverà mai alla fine di questo gioco. Quindi, buone vacanze, ragazzi, ve le siete meritate. Unica spiegazione plausibile. Si sa che giocando ad un Kirby non si può pretendere di incontrare avversari devastanti e che ti mettono a dura prova. Ma tutto c'è un limite. Non solo gli sviluppatori hanno reso deboli gli avversari, ma alcuni di essi sono proprio ridicoli. Come questo coso. Un sacco di patate, uno gnocco, che è sta roba? Tutto ciò che fa è spazzare. Punto. Quanto misero puoi rendere un personaggio? E tra l'altro, se veniamo colpiti da questo tizio, lui morirà immediatamente. Vedete, questo avversario non solo è debole, ma ti fa sentire proprio male eliminandolo. Nel senso, dai, sta soltanto facendo il suo lavoro, no? Earthbound. Questo gioco è strano. Parecchio strano. Tra sfondi flesciosi ed avversari completamente fuori di testa, vi capiterà di incontrare lui. Entrerete in una caverna e ci sarà questo coso giallo a darvi le chiappe. Negative Man. In pratica una saponetta per piatti altamente depressa che vi delizierà con frasi gioiosi quali: semplicemente sbarazzatevi di me adesso. Oppure: non c'è alcuna possibilità che io vinca. E come dimenticare il famoso: non sono nient'altro che un protoplasma inutile. Altro che Coldplay. What if there was no life? Ma poi tra l'altro non attaccherà mai, tranne in alcuni casi in cui... Non è possibile, non è possibile. Wow, adesso arriviamo a della roba seria. Non so seriamente come descrivere questo boss. Penso che si presenti da solo. Questa era una boss fight. A posto. Semplicemente lo mangia così e se ne va come se nulla fosse. Well done. Davvero c'è qualcosa di peggiore di un pesce palla? Sapete, per quanto i personaggi descritti prima fossero pessimi, almeno rendevano la vita facile al videogiocatore. Invece il personaggio questa volta è un protagonista. Il problema sarebbe da ricondurre al titolo stesso. Con comandi completamente sbagliati, nemici impossibili da eliminare e livelli strutturati senza senso logico. Però la cosa che del titolo salta maggiormente all'occhio è proprio il protagonista. Morirà per ogni fottutissima cosa. Morirà arrampicandosi, morirà in aria, morirà per colpa di topi, morirà cadendo dalle scale... Cadendo dalle scale. Come? Oh no, una molecola d'ossigeno. Non potrà fare due passi senza qualcosa lo uccida. E come arma principale avrà i sassi. Credo di aver detto tutto. Ah già, e i nemici continueranno costantemente a prendersi per il culo.
Ti è piaciuto il video? Allora condividilo su Facebook o su Twitter in modo da sostenere ancora di più il canale. E non dimenticarti di lasciare un commento facendomi sapere la tua.